can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love, but the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she was something takes me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's so enslaved, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Yeah.
Giovanni, Gianfino Mancino, Fabio, vieni qua. Allora, è un vero piacere di tutto rincontrarti. Come va? Il signore è pronto in dice. Beh, non lo so. Hai diventato un amico adesso. Lo vedo carico, lo vedo carico. Peppino Picariello sempre, fuori là. Peppino Picariello e Nello Capasso sempre. Faremo il possibile perché comunque ci teniamo a vincere questa gara, perché vedo anche se questo ha pittato un po' di macchine in genere di rapporti, ma io cercherò la vittoria perché io ero amico loro. Peppino mi ha cresciuto professionalmente, Nello eravamo amici da sempre, quindi secondo me nessuno più di noi può cercare questa vittoria. Ti devo ripistare il successo l'anno scorso. Ah, ogni gara è gara 6, la gara quest'anno è un po' più difficile, più sporca, però cambiamo veramente rispetto al scorso anno, però ci proviamo. Per il corso di freddo, i programmi di quest'anno, Fabio? Ad oggi non tutto ancora in alto mare, abbiamo ancora il programma di sponsor, credo comunque di buttare ancora a terra. Abbiamo lo stesso anno con le 4 sulle 2000, di anni fa con le 4. Credo sia l'unica alternativa in questo momento. Credo che non contendiamo particolarmente. Sì, su asfalto abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. La Florenzi ci ha dato questo momento comunque che su terra si comporta veramente bene e comunque sta tanto la guida di un regista, quindi alla fine al di là del risultato c'è sempre un divertimento e noi arrivati a una certa età, adesso Franco, parliamo al divertimento. Facciamo un applauso all'equipaggio Gianfranco Mancino, le ringraziamo e con la vettura numero 1 comprendiamo le fasi di partenza della seconda edizione. Vi saluto, vi do appuntamento domani su Marcello Vivo, dove avremo sempre tutti i nostri. Guarda, già come è arrivato! Vai Fabio, vai! Liberato, allora come sta andando la gara? Allora direi certamente bene, perché dopo questo secondo passaggio dovremmo essere in testa e aver recuperato, diciamo, lo svantaggio della prima prova, nella quale abbiamo pagato una errata scelta di pneumatici. Adesso la macchina va bene, il team continuerà a fare delle regolazioni e comunque dobbiamo attaccare perché gli avversari sono sempre molto vicini. Ok, passiamo la parola a Fabio. Fabio, allora lo vediamo duro sto rally comunque? Ma secondo me ogni gara è dura, nessuna gara è semplice, soprattutto da portare a termine. Quindi noi facciamo con lo spirito di sempre, attaccando e sperando di portare a casa questo risultato. Allora,
Io dallo start. Siamo qua da mo' e per pop. La radio dallo start, start la numero 5. Soltanto un attimo. Facciamo un applauso, forza! Forza, saltate sopra, ragazzi, dai, dai, non fa niente questa manca, Marco non mi si vede. Dai, libera, ce la fai? Oh, oh, Izza! E il nonno Ciccio ce l'ha fatta! Un applauso! Chiamerei anche gli altri quattro, il podio completo. Forza Franco, forza Maurizio, Gino, Nicola, 4 e 6, una fotografia.